partenza della seconda gara di International City Open dal circuito di Porricard del Castellet, con la Mercedes che mantiene la leadership mentre Ferrari vede il ritorno di BMW che taglia anche curva 4 nel primo settore. Mack comunque mantiene la sua posizione davanti a Daniele Di Amato, in sofferenza invece la BMW ieri vincitrice. Qui il contatto nelle retrovie che mette fuori dai giochi Gladim Kogai e manda Alexander West in testa coda. Il sorpasso tra le Mercedes di classe Pro-Am che animano la prima parte di gara, sportellate tra la Ferrari del team Rinaldi al ritorno in campionato ed il team Lazarus. Bel confronto fra Reese e Sowery che vanno a scontrarsi prima dell'apertura della pit lane per il cambio piloti. Qui invece le fasi successive al cambio, con Lorenzo Brado Vega che si porta in prima posizione davanti ad Andrea Montermini, poi il ritiro di Placciuta che aveva ereditato il volante da Jäger, leader di classifica. Montermini messo sotto pressione anche da Rueda, decide di sferrare l'attacco per la vittoria con anche Fioravanti che recupera su Elmeister. Riesce proprio Montermini in uscita da curva 4 a regalarsi la 20ª vittoria nell'International GT Open e la prima affermazione per l'RS Racing nel GT Open dopo il podio di Estoril, la prima vittoria alle Castellet.